Bentornati su Gunfighter Vivo Morto, episodio numero 2. Andiamo a ricaricare. Ho sbagliato a caricare. No, sì, ho fatto giusto, ho caricato giusto. Andiamo a ricaricare il gioco. Eravamo arrivati ad un certo punto perché eravamo riusciti a uccidere tutti i banditi, ok? E poi abbiamo visto che una volta uccisi tutti, ricominciano da capo. Però lo scopo del gioco non è uccidere tutti i banditi, come ho detto alla fine dello scorso episodio, ma è cercare di trovare tutte le carte del villaggio, perché sì, del villaggio di questa città fantasma, perché a quanto pare questa città fantasma, oltre a essere sommersa, invasa, sommersa dai banditi, è anche sommersa di debiti. Quindi dobbiamo trovare tutte queste carte di proprietà, queste cambiali, non lo so cosa sono, per poter non far cadere questa città nei mani di un mega cattivone signorotto. Tipo, ok, penso sia questa la trama del gioco. Alla fine non lo so, ragazzi, non ne ho idea perché le istruzioni non le ho lette mai. Ma proprio, aspettate un attimo, se ne vado a pescare, vediamo un po' se le trovo in giro. Aspettate, eh. Ok, non ho trovato le istruzioni della versione originale del gioco Gunfighter, ma ho trovato le istruzioni della versione vivo o morto. Io tra l'altro ce l'avevo questo librettino, perché avevo proprio questa versione del gioco nella Special Games della Edy Gamma, Speciale Viaggi nel Tempo. La cassetta era incentrata sui viaggi nel tempo. Allora, vediamo un po'. Sei uno sceriffo che nel tuo paese deve sgominare le bande di fuorilegge. Inserire il joystick in porta 2 e inizia la ricerca del bandito dalla casa dello sceriffo. Ma non è la casa dello sceriffo, è l'ufficio dello sceriffo, che utilizzerai per ricaricare la tua pistola. Nel riguardo si nota in alto a sinistra le pallottole che possiedi, 6 in basso a sinistra la faccia del fuorilegge da uccidere, in alto a destra le volte che puoi essere ferito. Aspettate, come faccio andare avanti? Ok, in basso a destra il valore della taglia. In alto al centro il totale dei soldi intascati. Il video inoltre ti dà in basso le indicazioni per facilitare la ricerca del bandito. Se ti trovi per caso nel casinò, puoi giocarci i soldi guadagnati con le taglie, 10 dollari per volta. Mentre cammini per le vie del paese troverai delle carte. Se le raccoglierai tutte, in totale 14, in realtà sono 15, una l'abbiamo presa, ne mancano 14, libererai il paese da tutti i nemici. Siccome il gioco simula le scene di un film, le insegne dei locali sono in inglese. Sì, proprio per questo motivo, non perché il gioco era inglese e voi l'avete shippato, no? Ecco qui la traduzione di alcune parole per comprendere meglio il gioco. Sheriff, sceriffo, jail, cella. Trader, store, negozio, livery, stalla, undertaker, becchino, barber, barbiere, hardware, ferramenta, cemetery, cimitero, mine, miniera, docks, dottore, street, strada, capirai. Ci ha dato sta grande dritta. Va bene, comunque. Ok, leviamo il manuale, torniamo al gioco. E dove però siamo morti? Perché evidentemente Ugo Tornado è arrivato, ci ha fatto secchi, senza che ce ne siamo accorti. Ok, ricominciamo. Siamo da The Sheriff, l'ufficio dello sceriffo. Carichiamo però la posizione. Stavamo qui davanti al barbiere. Avevamo trovato una carta qui davanti al barbiere. Dobbiamo trovarne altre 14. Qua ci sono i lavandini, vedete, del barbiere. Nel frattempo c'è Billo il pazzo, che vuole venirci ad ammazzare. Quindi dobbiamo stare attenti. Ok. Andiamo a vedere nella stalla se c'è qualcuno. Niente, stalla è vuota. Questo c'è il cimitero. Cimitero mi devo ricordare che sta sotto la stalla, eh. Devo ricordare sta cosa. Ma qua non c'è un cacchio. Casino, che faccio? Se famo un giro al casino? Ma no, ma io de no per ora. Qua c'è un negozio. Ah, eccolo qua. È arrivato Billo il pazzo, regà, mo socca. Sì, l'ho colpito allo stinco, però dice lo colpisce vero se è un vile. Ciò potrebbe spero sta in zona. Oh, cazzarola. Allora, no, l'ho quasi colpito. Sì, beccato alla schiena. Allora, ricordo che io, come ho detto nella puntata 0, sto usando il pad che c'ha il grilletto, quindi io sparo come se fosse una vera pistola, perché sparo col grilletto. Però intanto dobbiamo tornare all'ufficio dello sceriffo,
per ricaricare la nostra pistola. Io nel frattempo salvo la posizione perché ci abbiamo più soldi e questi soldi possono esserci utili per andare dal dottore a farci rattoppare le ferite nel caso che ci sparano. Andiamo in giro per la città a cercare ste carte, che è lo scopo finale del gioco alla fine, no? Dry goods, ma è chiuso. Qua c'è il K.O. Corral, che è il contrario dell'OK Corral. Due colpi Peppino in zona, eccolo, ecco il maledetto. Ti è beccate questa, due colpi Peppino. No! È andato pure Gaspare il veloce, l'abbiamo ammazzato. Io salvo la posizione, entriamo in banca. E qua nessuno vuole rapinare la banca, quindi la banca è deserta poi. Ferri bara in zona, attenzione, quello mordente solo. Andiamo un attimo qua. Questo è un vicolo, non c'è nulla. Eccolo. Ferri bar. Bomba, ammazzato, grande. Però attenzione perché devo andare a ricaricare la pistola, c'ho solo tre colpi. Oh, c'è il Saloon di Susie, qua non c'eravamo mai arrivati in nessuna puntata. E ci sono le gli spillatori della birra e i barili di whisky. C'è il liquor, qua fanno i liquori. Oh! Abbiamo trovato una carta. Attenzione che c'è l'indiano qua in giro, eh. Lo dà, ci posso entrare? Sì. Sono tre stanze, ma sono sfitte. Intanto abbiamo trovato un'altra carta. Quindi ce ne mancano 13 per finire il gioco, no? Andiamo su. C'ho 1.000 soldoni, raga, mi posso far rattoppare due volte dal dottore. Allora, devo tornare assolutamente a sai negozio, motel piccolo capo. E questo è il negozio? Ma non è, come sta qua? C'è un altro negozio sopra che è il negozio dei pegni. Mi sentite quello? Intanto io mi vado a ricaricare la pistola e salvo pure la posizione e poi andiamo su nel negozio dei pegni, eh. Allora, se troviamo sto disgraziato del piccolo capo, non è grande capo, è piccolo capo lui. Ok, ho salvato la posizione. Andiamo a cercare sto piccolo capo. Qua chiuso. Andiamo su. Cimitero. Stalla. Il fatto è che le carte potrebbero stare anche tipo dentro la stalla o dentro un negozio, capite? Becchino. Barbiere. Niente, stanno solo i lavandini qua. New hardware. E non si può entrare, è chiuso. Ecco, trading store. Eccolo! Sì, l'abbiamo ammazzato! E io salvo. Casino. Allora, vediamo se ne ha giocato al casino, va. Allora, posso giocare un massimo di 90 dollari, però mi do il limite dei 40 dollari da giocare. Facciamo 4 giocate massime. Allora. Prima giocata è andata male. Seconda giocata è andata bene, ci abbiamo 1111 soldoni e ce li teniamo. 1111 mi piace perché sono tutti uni. Io salvo la posizione. Non è ancora arrivato il nuovo bandito in città. Oh, abbiamo trovato un'altra carta. Ce ne mancano 12. Serpic magico serpico. No, mi ha colpito alle spalle. Magico serpico mi ha fatto il servizio, raga. Mi ha ammazzato. Tacci sua, magico serpico. Sto infame. Ho alle spalle, mi ha colpito tre volte di fila e mi ha ammazzato. Ok, ricarichiamo la posizione. Stiamo qua. Mo' arriva Serpico Magico, gli famo il mazzo. Perché noi usando i viaggi nel tempo, siamo tornati indietro nel tempo e già sapevamo che lui sarebbe arrivato da dietro. Quindi l'abbiamo fregato alla grandissima. Andiamo a vedere se nelle stalle c'è la roba. Non c'è niente. Ah, c'è Ugo Tornado, quindi attenzione in giro qua. C'è Ugo Tornado.
Eccolo! Sta dal becchino, mi ha voluto sparare dal becchino. Ma come faccio a ammazzarlo? Io non lo ammazzo, rimanesse dal becchino. Io scappo. Stavolta scelgo la fuga, scelgo proprio la codardia. Perché a me interessa scoprire dove stanno ste carte. Non mi interessa. Sta nel becchino. Sì, ce ne siamo accorti che quando sono tornato stavo dentro al becchino. Vediamo un attimo nuovamente nel trading store. No, c'è una lapide, nient'altro. Casino, ci siamo stati. Andiamo giù. Allora, questa è la miniera. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Niente. Perché ogni volta che tu prendi una carta, uno di questi documenti, poi che succede? Succede che il documento successivo viene messo in un punto casuale della città e tu non sai dov'è. E quindi ti tocca andare a cercare per tutto il villaggio fantasma qua, eh. Cimitero. Questo è un vicolo. Sceriffo, riprendiamo i proiettili. A volte capita anche che i documenti, le carte, siano all'interno proprio dell'ufficio dello sceriffo. Strano, eh? Tanto Cotornato se ne sta dal. Ah, vediamo un po' se. Perché le carte potrebbero anche stare dal dottore. Cotornato se ne sta dal becchino e lì rimane. Non vado certo da lui. Se si decide di uscire, venimo a cercare bene. Se no, sta bene là. Perché. Ecco, abbiamo trovato un altro. Ok, abbiamo trovato un'altra carta. Ce ne mancano 11. Io salvo. Andiamo su. Dai, con questa tecnica potremmo finire in fretta. Ah, eccolo! Ugo torna. Perché mi ha dato la multa di 10 dollari? Perché mi ha dato multa di 10 dollari? Che è se le dà la multa di 10 dollari? Raga? Non capisco. Allora, attenzione perché c'è Gigi la peste qua in giro, eh. Quindi c'ho paura perché se io mi giro è possibile che lo incontro. Stasera della multa, perché mi ha fatto una multa? Non so perché, forse perché sono scappato dal. Ah, sta fuori dalle celle, quindi sta dalle parti mie. Gigi la peste. Che poi ricordiamo, interpretato da Alvaro Vitali, Gigi la peste. Quindi. Cioè, nel senso, in questo western c'è questo cattivo armato di arco e freccia chiamato Gigi la peste. Che è un incrocio fra Gigi Erbullo e Pierino la peste, interpretato ovviamente da Alvaro Vitali. Andiamo su. Allora, Gigi la peste sta vicino alle celle, quindi stavolta non facciamo i codardi, andiamo a. Però dice vicino alle celle, quindi vuol dire sta fuori, non sta dentro. Boh, no! Taci tua. Lo colpisce da dietro, lui mi ha colpito a tradimento, sto stronzo. Abbiamo perso un punto vita, eh. Possiamo recuperarlo, però. Brutta sta cosa, abbiamo perso così un punto vita. Che sopra io sbircio in tutti gli anfratti perché il documento potrebbe essere ovunque. Allora, dry goods vuol dire merci secche, che sarebbe tipo la roba che non va male. La roba da mangiare che non va male. Acebilo il pazzo, insomma, intanto noi ci facciamo guarire dal. Oh, ma dammi da bonus! E la carta stava proprio dal dottore, regà, la carta stava dal dottore. Ok, che faccio? Salvo? Allora, io metto qua e salvo la posizione. Ok, ho salvato. Che ci mancano 10 carte per finire il gioco. Intanto ci siamo fatti anche rattoppare dal dottore. Allora, Bill il pazzo sta fuori al negozio, quindi sta a nord. Dobbiamo tornare su. Nel frattempo io però l'altra carta me la cerco, non è che non me la cerco. Ecco un'altra carta!
Bene, ce ne mancano solo 9. Grandissimo, ho salvato la posizione. Allora, qua siamo allo sceriffo. Attenzione, dobbiamo andare fuori dal negozio dove c'è Bill il pazzo che ci vuole uccidere. Intanto io però controllo anche se davanti alle celle c'è sta la carta che cerchiamo. Ah, vediamo se la carta sta ne... No, non sarà nella miniera la carta. Ecco dove sta qua Bill il pazzo. Non c'è. Stava qua vicino, se si è spostato. Deve stare qua in zona. Intanto 3 puntate al casino io le potrei fare. Vediamo un po'. Una. Male. Due. Male. Ma ecco, questo è il motivo per cui non bisogna giocare d'azzardo. Perché perdete un sacco di soldi e non concludete un cacchio. E quella volta che vincete, altre 5 volte perdete e andate sempre sotto. Alla fine state sempre in perdita. È matematica, non è che fortuna o non fortuna, è matematica. Ok. Non c'è nessuno dal becchino, neanche dal barbiere. Lo cacchio sta sto Bill il pazzo. Eccolo! Perché multa di 10 dollari? Perché mi dà la multa? Non lo so, sta storia della multa. Perché mi ha tolto i soldi sto stronzo? Andiamo a ricaricare la pistola, che è meglio. Cioppo d'Esperio sta in zona. Tornato il killer siculo. Cioppo d'Esperio. Giustamente c'è i baffetti siculi, no? In lingua originale lui mi sa che era tipo messicano, però nella versione italiana l'hanno fatto diventare siciliano. Col baffetto alla Mastroianni. Ah, sta al corral. Cioppo d'Esperio. Sta al K.O. Questo è il K.O. corral. Eccolo, sfida al K.O. corral! E l'abbiamo ammazzato, Cioppo d'Esperio, grande. Io qui salvo la posizione. E ragazzi, la puntata è quasi finita. Abbiamo trovato una carta. Ce ne mancano solo 8. Abbiamo finito in bellezza questa puntata prendendo un'altra carta, ragazzi. Dopo la sfida K.O. Corral. Per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Gunfighter Vivo o Morto. Ciao, ragazzi. Alla prossima. E olè.